Si sta giocando anche Milan-Roma di Europa League, ma noi siamo col polvere di stelle, il format dedicato a calcio dilettante. Silvio, dopo guardiamo insieme il secondo tempo della gara di Milano, non facciamo spoiler. Silvio Maiura di essere l'Audax dei miracoli. Buonasera Silvio. Buonasera Alfonso, buonasera a tutti. E poi c'è Franco Pitanello collegato da Cerminara, sempre bello come il sole. Franco, buonasera. Buonasera a te, buonasera Silvio e ai nostri telespettatori. Oggi a Franco ho fatto contento perché l'ho invitato io, visto che non lo invita mai lui a Silvio Maione. Ho detto ai microfoni spenti, Franco Pitanello non mi invita mai, eppure sono di Cervinara. Gli negherò l'accredito per l'ultima partita in casa. Ha detto parola di Silvio. Scherzi a parte, Franco. Innanzitutto, come stai dopo un'altra settimana, appunto, che ti ha visto un po' soffrire per il lutto che ti ha colpito? E poi hai commentato prima la promozione del San Martino, una bella pagina di storia, di calcio della Valle Caudina, e poi la grande impresa del Cervinara. Ma diciamo, prima di tutto, non a caso state due persone in trasmissione che mi possono capire nel dolore, quindi indubbiamente è un qualcosa che alla fine, nel frattempo, vedete, mi ha raggiunto mio figlio che non mi lascia in pace, quindi anzi, fa piacere. Dicevo, nel momento del dolore è la cosa è brutta, però si deve andare avanti, si deve fare una ragione. E continuare. Per quanto riguarda l'impresa del San Martino, ho vissuto una giornata bellissima di sport. Poi c'è stato il Cervinara che ormai non meraviglia più nessuno perché è un vero e proprio miracolo. Quello fatto dalla dirigenza, da Silvio come direttore sportivo e da Mister Cioffi. E nessuno ci credeva, alla fine anche nelle più rose aspettative. Si auspicava un play-out. Non è ancora detto e fatto nulla, per carità, ci tengo a precisarlo perché servono almeno 4 punti a Cervinara, però Sì. diciamo si viaggia un po' più tranquilli rispetto al passato. Detto ciò, diciamo che la sconfitta di Cervinara è costata la panchina a mister Contaldo. Non so con quale Sì. motivazione, perché onestamente con quello che aveva in organico, per me è già un miracolo quello che ha fatto. Essendo penultima 3 giorni dalla fine, ancora teoricamente può ancora salvarsi attraverso i playoff, però la società fa questa scelta, così come l'apice che Sì. ha esonerato mister D'Alessandro, e in manchina ci va un allenatore ad interim di apice, Zullo, papà del calciatore Zullo. Però è ancora bello, è ancora tutto da decifrare. Silvio sta lì vicino a te e può dirmi tranquillamente, anche perché domenica, e apro una parentesi perché non so se hai letto, Silvio sicuramente si ricorderà, domenica sabato calcistico arbitrerà il Cervinara un certo arbitro di Ercolano, si chiama Reglia, che già l'anno scorso fu protagonista in negativo con il Cervinara a Sant'Agnello, Sant'Agnello, e poi vinse il Cervinara a tavolino, ma lui ne combinò di tutti i colori, quindi già da questo punto di vista secondo me si deve andare non con i piedi di piombo ma con i piedi di cemento saldate a terra. Già questo fa capire la Lega non ricorda poche cose a volte, però noi che siamo abbastanza attenti ricordiamo anche. Giovanni Turis, con Giovanni Turis in regia, adesso vorrei vedere un po' la grafica del prossimo turno e commentarla con Silvio Maione, perché Silvio ragazzi è giovanissimo, ma è un direttore sportivo davvero a 5 stelle, oltre che essere un amico personale di Polvere di Stelle, amico mio personale della vita, però Silvio Maione è davvero tanta roba, non so perché sta ancora in eccellenza, poi ce lo dirà lui. Faiano, Cervinara, Apice, Agropoli, quelli che un po' ci guardano da vicino, Castel San Giorgio, Solofra, Virtus, Sarnese, parliamo anche di Virtus perché la Virtus è in piena bagarre adesso, Salvezza, e poi c'è Salernum, Pro San Giorgese e Calpazio, Sant'Antonio Abate. Sono queste le partite che interessano un po' alle Irpine, Solofra, Cervinara e Virtus Avellino Santo Stefano, che giocherà con la Sarnese, che gli basta un punto per la matematica. Alla Virtus andrebbe bene magari un pareggio con la Sarnese, caro Silvio, però Cervinara, se dovesse battere il Faiano, potrebbe scavalcare gli avellinesi. Dopo, per 32 giornate, sempre giù. Guarda, noi comunque stiamo facendo una rincorsa molto lunga, stiamo facendo tanti punti e siamo sempre lì. Questa è la dimostrazione
che eravamo talmente sotto con la classifica, talmente lontano dalle altre, che questo dice la classifica, che stiamo vincendo, ma ancora non basta. Però la differenza è che adesso il destino è in mano a noi. Ah, E sì. prima dovevamo anche sperare nelle altre squadre, nei passi falsi delle nostre concorrenti alla salvezza. E siamo contenti. E la Virtus, vedevo la classifica l'altro Se adesso giorno, guardiamo la classifica, Giovanni, vai, vedevo la grande regia. classifica l'altro giorno quando sono andato a Cevinara. Eccola qui. Sì, infatti la Virtus è quella che ha fatto meno Una punti. vittoria col Faial, Sì, ritorno, eh. noi quando io sono andato a Cevinara, Cevinara aveva 8 punti e loro Sì, 23. 23. Noi adesso siamo a pari punti, abbiamo recuperato 15 punti sulla Virtus. Sì, ricordo, Cioffi 8 punti dalla sua avvento Sì, a dicembre, era loro avevano dicembre. 23 punti e la squadra è più in difficoltà. Spero che si salva da squadra di Avellino e dall'amicizia che mi lega da Nino Anche io lo Cucinello. spero. Spero che ovviamente che si salva il Cervinara, poi dopo anche le altre squadre avellinesi tipo Beh, la sarebbe Virtus. bello tutte e tre l'anno prossimo ancora in eccellenza, eh. Sì. Però, Silvio, fino un po' la classifica, Giovanni, così volevo commentare anche con Franco. La prossima Giorgese, domenica prossima giocherà con il Faiano, però prima fa una partita delicata. Potrebbe andare a 30. L'Apice, se batte l'Acropoli, che può battere perché ormai è fuori dalla corsa playoff la squadra di Ambrosino, va a 33, a 32. Il Solofra è dura a Castel San Giorgio, si gioca poi tutto tra le mura amiche, sempre con l'Acropoli, anzi è Baronissima a Salernum, in casa del Salernum, anche qui è tosta. Alla fine, Silvio, io penso che 40 punti sei salvo, con 40 sei salvo senza playout. Però Solofra e Virtus, Cervinara forse il calendario è più agevole. Secondo te Solofra e Virtus arrivano a 40 punti? Ma adesso penso che tutte le squadre mischiate là sotto daranno tutto in queste 3 partite. Ovviamente chi avrà un po' di fortuna e chi riuscirà a fare risultati adesso ne uscirà fuori. Noi insieme alla Virtus, il Calpazio anche, che il Calpazio è ancora dentro, Calpazzo, sì. e il Salermo, abbiamo questo vantaggio Però di il questi Calpazio gioca due punti. in casa col Sì, Sant'Antonio sì, 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 sì. domenica. Se il Calpazio vince è salvo. Io penso che la matematica ad oggi, perché il playout comunque è a 2 punti, c'è il Sapri, la matematica sarebbe 42 per evitare il rischio ad oggi 3 partite. Poi dopo sabato, a 2 giorni dalla fine, è un po' più semplice per tutti noi, le squadre, fare un po' di conti e di valutazioni per la classifica. Ora bisogna Però fare se il risultati. Calpazio vince fa 40, il Sant'Antonio resta a 33, il Cervinara con Dipende, 39, cioè il scudetto a sì, favore allora, se il non sbaglio con Sant'Antonio? Cervinara? Sì. No, Ha vinto abbiamo vinto la sì. 2-1, non ricordo l'andata, finì mi sembra 1. Finì 2-1 anche all'andata, c'è cioè lo Sì, col scontro diretto San di Antonio Abate, vantaggio. sì, col Dici. Sapri e L'unica col squadra che Salerno c'è che gli abbiamo vinto scontri di ieri. vantaggio Sì, col Cervinara Sapri e col è. Comunque, Salerno. anche se ti acchiappi, Sant'Antonio, tu sei salvo, diciamo di Sì, sì, dai. Devi però tifare Calpazio, secondo noi me. dobbiamo tifare Cervinara, che Assolutamente. dobbiamo vincere la nostra, e come ho detto prima, adesso dobbiamo vincere le partite nostre e non guardare le altre. Ovviamente è normale, se le altre inciampano per noi ne viene più facile, ne siamo ben contenti. Prima riusciamo a chiudere questa salvezza, prima ci rilassiamo e pensiamo al da farsi per il prosieguo. Franco, Questa sabato sei. Dove giocano a Montecorvino, il Faiano? è. No, giochiamo a No, Ponte Ponte Cagnano. Ah, Cagnano, Ponte al campo Cagnano. Allo stadio del. 28 Sì, giugno, come si chiama? 28 maggio, mi sembra, 23 28 giugno. giugno, una cosa del 23 giugno. genere. Franco, sì, sarai lì, ho commentato per te tante partite, però con gli occhi e con le radioline anche, penso a Castel San Giorgio, a San Michele con la Virtus, sarete un po' impegnati a guardare un po' i vari incroci, no? Che dici, Franco? Partiamo da un presupposto che non abbiamo ancora messo in essere. Il Castel San Giorgio deve vincere perché ha ancora la speranza di non far fare i playoff. Sì, è vero, C'è ancora verissimo. questa speranza che non si disputano i playoff, quindi deve vincere le sue gare e c'è un girone molto facile, quindi può vincerle tutte. Per quanto concerne la parte bassa della classifica, c'è da dire che purtroppo una tra Solofra, squadre avellinesi ed Apice deve per forza Duplicato. partecipare alla lotteria dei playout, semmai dopo salvarsi tramite i playout. Però a questo punto diciamo che la Calpazio vincendo potrebbe tirarsi fuori. Il Santa Maria non ha nessun problema perché sa, perché ha gli scontri diretti meglio messi. Il Faiano
sappiamo che se la gioco con tutto. Ho detto prima dell'arbitro, e già questo per mio parere è qualcosa di negativo. Quindi penso che i ragazzi di Mister Cioff e del DS Silvio Maglione e del presidente Dragone devono giocarsi, devono pensare solo a loro. Io dico, non devono pensare né fare calcoli né nulla, giocare come hanno sempre fatto e come stanno facendo, perché stanno facendo una cavalcata veramente di quelle da storia. Però il discorso è che, come diceva Silvio, nonostante ciò, il fatto di aver recuperato tanti punti, si è alzata anche la meta salvezza, perché tutte le squadre si sono rimborsate, quindi si è alzata la meta salvezza. Sono state succhiate delle squadre nuove, quali la Calpazio e la Virtus Avellino, però nonostante ciò, nonostante tutto, c'è ancora da giocare. Se ci fossero stati i 3 punti del Sapri, il Sapri a quest'ora avrebbe 37 punti, però il Baronissi 3 in meno. Diciamo che è ancora tutto in gioco, si deve giocare fino alla fine. Tu dicevi prima dell'Acropoli, l'Acropoli, a mio parere, se va con le a biglie sciolte, deve perdere ad Apice per forza, poi può perdere anche l'altra partita. Beh, anche il Ma Giffoni, però, Franco, anche il Giffoni ha mollato, il Giffoni ha mollato, ma domenica va a Scafati, pure non avendo mollato, onestà del vero, andava là a farsi una guerra, perché la Scafatese ha bisogno disperato di punti. Così come il Buccino va a Costa d'Amalfi, dove il Costa d'Amalfi spera ancora di essere la migliore terza per giocare sempre in casa. Diciamo che è un campionato avvincente, bello ed entusiasmante. Chi non ha nulla da chiedere, questo è un piacere per me, perché prima di tutto l'allenatore è una persona per bene, è il Santa Maria della Carità, Sì, si è grande salvato Viola. tranquillamente. Mario Di Nola ha salvato Santa Maria della Carità nel suo primo anno di eccellenza, e poi verrà cervinato fra 15 giorni, teoricamente può venire anche con la mente libera. Franco, noi a Cervinare abbiamo due DS fortissimi, Silvio Maglione e Angelo Cioffi, che Angelo Cioffi sta giocando il campionato con il Sì. Pompei, con la Cerrana. Cerrana però che domenica ha vinto 3-0, comunque a un punto, con una gara in meno. Si giocherà tutto per tutto all'ultima giornata lì, quando c'è Cerrana Pompei. Mamma mia, sarai Penultima lì, giornata. Silvio? Vediamo, vediamo, non lo so, adesso sono concentrato su Cervinara. Ovviamente Angelo, siamo cresciuti insieme, io con la famiglia Cioffi sono legato da anni, col papà, con loro, e gli auguro il meglio ad Angelo, anche se dall'altra parte c'è Orlando, che siamo amici della Cerrana, però alla famiglia Cioffi mi lega un rapporto familiare, e sono tifoso, faccio il tifo per Angelo ovviamente. Quello che Ora non sono può concentrato solo andare è sul la partita, Cervinara, perché si gioca in vediamo conto bene, contemporaneo. poi Dimmi Franco, vediamo. dimmi. Non potrà andare a vedere la partita, si gioca in contemporanea. Sì. E vabbè, però Franco, se Cervinare è salvo con Santa Maria della Carità, io andrei a vedere a Cerrana Pompei, sì. Poi tu giri tutti i campi d'Italia, Silvio Maglione. Ragazzi, Silvio Maglione, io vedo le storie di Instagram e di WhatsApp, gira tutti gli stadi d'Italia, anche della Primavera, degli Under 15, complimenti. Grazie, questo è un ruolo delicato, si deve girare, ci dobbiamo aggiornare, dobbiamo vedere i ragazzi, i nuovi ragazzi, i nuovi giovani che escono, dobbiamo stare sul pezzo. Chi si ferma resta indietro, e io sono una persona che mi piace comunque aggiornarmi, cerco di fare nel mio piccolo il meglio che posso fare, ovviamente col tempo a disposizione. Tra il Cervinara e altre cose, cerco di tenermi aggiornato su tutte le categorie, dai giovani, dalle giovanili alla Lega Pro, cerco di essere presente sempre. Franco, tu che sei tutto, non ti sbottuna, Silvio. In caso di salvezza, Mister Cioffi pronto a ripartire, a rilanciare il progetto? Dipende da tante cose, è prematuro, parliamo prima di salvezza, poi si vedrà in estate. Abbiamo vissuto qua a Cervinara un'estate molto tribolata, quindi sicuramente ci sarà da vedere qualcosa. Io penso che, raggiunto lo step della salvezza, si può pensare ad un futuro diverso. Ci sono anche i presupposti, ci sarà qualche sorpresa a livello di novità nella prossima settimana, ti dico solo questo. Però la domanda che volevo fare a Silvio, a me mi è giunta una notizia importante, che Vai. non riguarda, per carità, il suo ruolo. L'anno prossimo i fuori quota saranno 2005-2006. Vai.
Ma non lo so, ancora non ho visto, però a me non è un problema, io sono in aggiornamento, No, io sono dico, andato a saranno vedere 2007-2006. 2005-2006, quindi starai già valutando quei profili, non più il 2004, ma il Ieri sono andato a 2005-2006. vedere, ti ripeto, una partita di 2006-2007. A Benevento? Sì, Ho visto la storia. sono andato a vedere, mi ritengo in aggiornato per questo, qualsiasi regola viene inserita, ci facciamo trovare pronti. Poi non so, ovviamente, non so. Dopo la fine di questo campionato, cosa farò? Non so, col Cervinaro non abbiamo parlato di nulla, adesso siamo concentrati sulla In salvezza, caso di salvezza poi tu non puoi lasciare Cervinara, nemmeno Cioffi, io faccio l'appello a Renato. Renato, devi rimanere a Cervinara in caso di salvezza, perché uno come te, garanzia di progetti vincenti, Cervinara merita la Serie D, dobbiamo andare in Serie D a Cervinara perché c'è il pubblico, c'è lo stadio, c'è la competenza, poi c'è Pidaniello, c'è User TV, c'è il Sport Channel che vi segue, o no, Franco, come si dice? L'unità di intenti, stampa, tifosi e società e calciatori, c'è, giusto Franco? Dico bene? sì, ma serve un'altra cosa I importante, si chiama soldi. Dio Denaro. I soldi, però Dio Denaro, i per carità, soldi con un progetto vincente potrebbero arrivare, Franco. quest'anno il presidente Dragone merita tutti gli applausi di questo mondo perché veramente ha fatto insieme agli altri soci, Giacomo Siletti, a cui voglio fare Di un inciso compleanno, perché auguri di oggi è il suo compleanno. compleanno, quindi tantissimi auguri. Doveva venire anche È il lui mio amico stasera, da doveva sempre, quindi festeggiare. auguri. Vediamo, ancora lo vedrò in serata, l'ho visto stamattina presto, ma lo vedrò più tardi, quindi lui è un ottambolo, lo vedremo un pochino se si festeggerà oggi, domani, anche perché se non sbaglio ha avuto un lutto in famiglia, quindi Sì. ha delle remore sul festeggiare. Però indipendentemente da ciò, dicevo, il presidente Dragone va elogiato perché ha fatto veramente un miracolo. Il grosso del miracolo, a mio parere, è un personaggio, il presidente Dragone, molto particolare. Io lo stimo tanto, anche se ultimamente non abbiamo dei grandi rapporti, però onestà del vero, senza di lui il Cervinaro, a mio parere, avrebbe toccato il fondo nella peggior specie possibile. Senza di lui, senza Geppino Cioffi, senza Giacomo Siletti, senza De Nicolaes e tanti altri, qualcuno che dimentico. Però lui è stato quello che ha portato Silvio, ha portato Renato, ha portato tanti altri e alla fine sta riuscendo il suo obiettivo. Certamente mancano ancora 270 minuti più recupero, dico io. Bisogna ancora guardare avanti, fare i punti e poi se ne parlerà, però già un grosso merito ce l'ha. Io spero di fare uno speciale su Cervinara a bocce ferme e poi vedremo cosa succederà. Per adesso godiamoci il direttore sportivo che hai detto cose saggissime. È un ragazzo che merita, e io dico ragazzo perché l'ho visto crescere anche come calciatore, giocava in porta quando io stavo smettendo, quindi immagina come lo conosco. Logicamente uno si fa valere, sa il fatto suo, sa dove andare a pescare calciatori, sa dove andare a cercare il meglio. L'ultima è l'inciso, De Lillo, cioè Madonna, Milano non ma aveva nulla, è non mi arrivato De anticipare le Lillo. domande, non mi anticipare, lo so che tu ormai mi leggi nel pensiero. Io volevo chiedere proprio a Silvio dove ha pescato De Lillo, dove ha preso Comelles, dove ha pescato questi giocatori, perché sono fortissimi, Franco. Però tu mi bruci sempre sul più bello, dove l'hai No, preso? vabbè, c'ho come Barbosa, Vergara, Davice, Vergara, Barbosa, Lanci, ma dove l'hai presi? l'anno scorso Dove? c'avevo Dove? Diego Caro a Cervinara, Gauquin l'ho avuto in Sì, passato, Gauquin. ho dei miei Anche canali tu, est, Bordone pure è tuo. Sbordone l'ho L'avevi preso, preso tu, giusto? due anni è stato con me a E poi Cervinara, adesso ha vinto il Salerno il campionato. sì. Un E certo niente, si Orfanos. lavora, abbiamo dei canali, dei rapporti che coltiviamo giorno per giorno. Mi piace questo mercato, ma non perché mi piace portare i ragazzi da fuori a discapito dei nostri ragazzi della zona. A volte certi ruoli, certe caratteristiche, oppure per budget non puoi fare delle scelte, devi comunque trovare un'alternativa. Io lavoro così in tutte le nazioni, in tutti i modi cerco di trovare i ragazzi giusti. A volte ti va bene, a volte ti va Però male. ultimamente arriva sempre bene. L'unico Sì. flop è stato l'attaccante del Limassol, se non sbaglio, che non ha reso, eh. Jurado? Sì, Ma Jurado. no, ti dico la verità, se chiedi ai ragazzi dell'anno scorso del Cervinara,
ti dicono che è stato uno degli attaccanti più forti che sta facendo Però pochi gol. pochi gol perché non c'è stato feeling con l'allenatore. L'anno Ah, ecco. scorso era un ragazzo di 37 anni, abituato a giocare nei professionisti, ha vinto delle coppe, Sì. ha giocato col Europa Siviglia, League. l'Europa League, ha vinto una coppa in Alfonso, ma Cipro. stiamo parlando solo di... Sono tanti fattori per un giocatore, si deve trovare bene la lingua, ci vuole anche il tempo. E a pensare che De Lillo, dopo Solofra, qualcuno non era contento di De Lo Lillo, criticava. dopo la sconfitta di Solofra, e piano piano è uscito fuori Ha fatto 5 gol in 5 partite. sì, perché la classifica comunque era difficile, la squadra veniva da un momento difficile, vedevo tutto negativo. I giocatori si deve credere dobbiamo credere in quello che facciamo, nelle scelte. Non si fa in un giorno tutto, ci vuole il tempo. Franco, prima di chiudere, che stavi dicendo? Perché poi c'è un'altra considerazione su un altro giocatore del Cervinara, grande protagonista adesso, ma prima parte in chiaroscuro, poi ti dico chi è. Vai, Allora, il Franco. discorso è questo, che noi stiamo parlando di giocatori del Cervinara, stranieri portati da Silvio, ma se ci soffermiamo sui vari Scolavino, Siano, i fratelli De Marco, Lupoli e tanti altri, Cervinara, grazie a Silvio, ha avuto una ventata di giovani da far paura. Stiamo parlando di Vero, vero. gente 2001-2002, cioè adesso 23-24 anni. Praticamente è il suo ruolo, lo fa per bene perché è competente e c'ha anche le strade giuste, oltre ad essere uno che sta sempre su tutti i campi. Cervinara glielo permette perché sa che è in buone mani. Quest'anno con Renato Cioffi, a mio parere, spesso ho dovuto confrontare perché Renato è anche uno che conosce lui, quindi tutti e due insieme hanno avuto una buona cosa. L'anno scorso Pasqualino Iuliano era la stessa cosa. Quindi diciamo che quando hai un allenatore che a mio parere ne capisce di calcio, tu riesci a fare tutto. Così come tanti altri allenatori, perché anche se avesse incontrato Salvio Casale, quando c'era Salvio Casale, io dico che Silvio avrebbe avuto le stesse chance di essere bravo, perché anche lì parliamo di allenatore per bene. Il discorso è che lui si è fatto suo, gli allenatori sanno il fatto loro e i dirigenti fanno i dirigenti, perché a volte capita che i dirigenti vogliono portare giocatori che semmai non sono giocatori, sono pseudo giocatori, come qualcuno all'inizio campionato da noi. Agenti che si sono presi 2000 euro per giocatori che hanno giocato 6 minuti, 5 minuti. Io no, non sono polemico, però a volte la polemica ce l'ho abbastanza spicciola. Giovanni, vediamo un po', prossimo turno al voto promozione e classifica perché c'è solo il Montemiletto in corsa per i playoff, però ha perso il terzo posto a discapito del Cimitile. Cimitile Marigliano, secondo me, vincerà la squadra di Manna. Montemiletto Montesarchio potrebbe vincere anche qui il Montemiletto, mentre Lions Rotta ha strappato una salvezza clamorosa senza vincere una partita al ritorno, solo una contro il Carotenuto, giocava con il Castelpodo che ormai è secondo. E poi niente, Montemiletto Montesarchio, sono queste le partite che ci interessano. Il Baiano che deve vincere per forza con l'Eraclea, altrimenti fa il playout in trasferta. Giovanni, diamo la classifica. Questa è Eccellenza, classifica di promozione, non ce l'abbiamo? Eccola qui, grande Giovanni Turris. Baiano 28 con la Virtus Goti. Il Baiano solo se vince con l'Eraclea si garantisce il playout in casa, secondo me. Perché altrimenti lo va a fare in trasferta ed è dura. Mentre il Lions Montemiletto battendo il Montesarchio va a 62, però il Cimitile secondo me vincerà con il Marigliano e dunque si rimane lì. Quindi il playoff là è Cimitile Lions in trasferta dura per Sgambati, nonostante per me sia uno degli allenatori più forti che sono in Irpinia, però Checco molto sfortunato quest'anno con Lions, eh. Abbiamo fatto Sì. un'amichevole, noi siamo rilassati, loro bene, Montemiletto è una buona squadra per il campionato, non so perché alcune squadre le conosco, il pareggio è San Vitaliano, hanno pareggiato a San Vitaliano se non Sì. erro, 1-1, ma non so com'è andata la partita. No, stavano anche perdendo e hanno sbagliato anche un rigore stavo Sì, italiano, però mi dicono, sai, perché ho visto solo il eh. Castelpoto. Sì. E mi dicono che il Cimitile è un'ottima squadra Bella quadrata, e bella sarà quadrata. dura nei playoff da affrontare. Infatti, adesso si è messa pure con la miglior Ma classifica. pure col doppio risultato Eh poi. sì, con la miglior classifica.
Però nei playoff si azzera, perché poi quando i playoff comunque si giocano con le squadre un po' più importanti del campionato, c'hanno i giocatori per risolvere la partita. Nella partita secca non c'è secondo me una favorita. Alla fine i valori fanno la differenza. Ma non lo conosco il civile, so, parlo così in generale. Vedo il Castel, io sono tifoso del Castelpoto Sì, Castelpoto penso che farà la perché finalissima sicuramente in casa. c'è il mio amico Alessio Befi, sono amico del direttore Muccio, L'abbiamo avuto romano. qua, Muccio, eh. Sì. Sono amico, siamo amici, faccio il tifo per loro, anche se poi a Montemiletto ci sono stato e c'è il mio amico Angelo Capone, faccio il tifo per Sì. loro. Civitile non la conosco. Franco, dimmi un po', la finale se stanno a Battipagliese, quando si gioca? Il 20 si gioca il 24. 24, invece quella tra Trigo Battipaglia e Grazianese a Pomigliano, ho visto, è stato disegnato il campo. Eh sì, il discorso è questo, che tornando al discorso di promozione, a mio parere Montemiletto forse gioca meglio fuori casa perché sa il fatto suo fuori casa, riesce ad essere più incisivo. Quindi io dico che non è scontato con il Cimitino, anche se il Cimitino è una buona squadra. Per quanto concerne il restante, dopo è che il girone D è da brividi. Chi affronterà il girone D, le squadre del girone D sarà sicuramente dura, durissima. Tieni presente che nel girone D ci sono quattro squadre che lottano ancora per il campionato: Sì, 63, 65, 63, San Gregorio, 62, 63. Politana, Battipagliese Virtus Stabia. e Virtus Stabia. Però E il Campania che ha 58 punti. io penso che là le Politana alla fine vince il campionato, Franco, eh. C'è la partita in casa l'ultima. È durissimo, il campionato è durissimo là. È veramente il girone forse più forte di Vabbè, ci sono promozione. Eboli e Battipaglia, sono Però Franco, squadre. a Eboli stanno andando in 3.000 la partita, eh. Non sarà già facile. Lo so perché c'è Sasà Di Maio che è il team manager, quindi lo conosco Sì. benissimo, ne parlo spesso con lui. Però E anche poi a Battipaglia ci va c'è Spiga bene, anche. anche Ma perché lì il l'Eboli-Italia derby è alla sedidissimo. Battipagliese. Non ho capito, Franco. Il derby è sedidissimo, addirittura 3 settimane fa la Battipagliese ha espugnato il campo dell'Eboli. Sì, davanti a 5.000 persone, Franco. Io ho visto le immagini, cioè, ma l'Ebolitana, quando fanno dei progetti importanti, come a Sarno, anche quando lo spero per Scafati, lo stesso San Marzano, queste piazze che portano fior di spettatori, è anche giusto che provino a fare poi i salti nelle categorie che gli competono. L'Eraclea quest'anno ha portato Ma parliamo 600 di piazze che spettatori hanno di media, 60.000 è abitanti, importante, 70.000 abitanti. Franco. La Piana Dimmi. del Sele si basa su Battipaglia e Eboli, che sono città, non paesi, sono città. Basti pensare che hanno ospedale, hanno tribunale, hanno Sono tutto. due È giusto così. piazze, due Anche diaframi se della Campania. mi dicevano che la squadra di San Gregorio Magno fa paura, come è stata allestita, è sicuramente squadra da battere, ancora adesso che ha 2 giornate alla fine. Franco, ma noi abbiamo squadre in promozione che secondo me non hanno nulla da invidiare a quelle di eccellenza, perché Montemiletto è una buona squadra, il Cimitile, il Castelpoto, il Punto di Svolta, la Marchesa, la Sessana, la Battipagliese, l'Ebolitana, l'Atletico San Gregorio, la Libertas Juventus Stabia. Cioè, ci sono squadre che in eccellenza si possono anche salvare, talmente che sono forti, però non riescono poi a vincere Ti tutto il campionato, capito? L'Eraclea, cioè l'Eraclea in eccellenza si salva. dispiace che non lo vuoi fare questo discorso. Silvio è vicino a te, me ne darà atto, perché l'eccellenza è un conto, la promozione è un altro. Sono d'accordo, ma l'Eraclea L'eccellenza secondo te non di si una salva? rosa Sì, diventa questo invece campionato. a Il discorso è livello. che vincere è sempre più difficile, vince una Bravo. sola. Allora, quando devi vincere il campionato diventa sempre un po' più complicato. La salvezza è un Però po' l'apice, che più. secondo me è già uno squadrone in promozione, quest'anno ha avuto difficoltà in eccellenza, Franco ha ragione, però secondo me un San Marzano che già era fortissimo in eccellenza, quest'anno ha preso Di Gennaro, ha preso 3-4 calciatori, però ha rimasto tutta l'ossatura della vecchia squadra, l'ha Però lasciata e si sono salvati in Serie D. sì, vabbè, no, San Marzano ha speso soldi Per per l'eccellenza. provare a vincere la D, ha preso giocatori che hanno vinto il Sì, campionato. però poi sono arrivato Sì, ma il San subito Marzano ha preso Ciampa, 5-6, c'è il Zilonelli adesso. San Marzano ha preso 5-6 giocatori Della Lega Pro. della Pineto, che ha vinto la D, Di Gennaro ha preso. Allegretti, Allegretti. ora non mi vengono in Però mente. comunque
parecchio che hanno vinto il campionato, tipo di questi qua, sono rimasti a San Hanno preso Marzano. Ferrari dalla Casertana, cioè hanno fatto una squadra per vincere, ma la differenza è che la D non è l'eccellenza, come la promozione, cioè, perché in D trovi piazze più esperte, c'è la Cavese, la Nocerina, ci sono squadre, è come la Cassino. Battipagliese e la Boletana in promozione, non c'entrano niente. L'esperienza della categoria fa la differenza. Il San Marzano c'è una grande società, un grande presidente, ben venga, Sì, però. Romano. Nel calcio sono tanti fattori, non è che tu compri i migliori giocatori del girone, vediamo la Juve Stabia nel nostro giro Eh sì. A dell'Avellino. me dispiace per l'Angri quest'anno, indico liquidato perché hanno preso Mansur, hanno preso Herrera, Longo, No, a Ascione e me stanno l'Angri, io sono retrocedendo. andato a vedere l'Angri, non mi ha fatto una buona Non ha giocato impressione. bene con Santa Maria, ha avuto tre Poi io l'ho occasioni, vista due gol con il Martina sbagliati. Franca, hanno Sì. perso 3-0 in casa, non so che problemi hanno perché hanno cambiato. Adesso c'è liquidato di nuovo. Sì, poi stava il mio amico mister Di Costanzo, però anche in una bella piazza, sempre piena. Sempre Ma i pieno, fattori, sono tanti fattori, le annate sono particolari, a volte gira tutto male, ti ritrovi ingarbugliato in situazioni che poi per uscirne diventa difficile, non è eh? Era facile. Giulio Fusco, grande campionato a Palma, eh. La Mi ha dato Pallone anche la maglia, quindi chi dà la maglia mi fa sempre piacere. Fatto 40 La punti Pallone comunque. stava sotto nel girone pugliese, che è il più forte, a mio avviso, girone di Serie D. La Pallone si è Alfonso, fatta una bella rincorsa da quando è arrivato Dionisio Dionisio, e il miracolo che mister. vuole Dionisio, un po' miracolo come Silvio Maione e Dionisio a Palma. Franco, Giulio Fusco, grande campionato, Domenica ha segnato pure, poi la gara è stata sospesa, l'hanno messa a eh. tavolino tutte e Sì, due ha le fatto squadre, 5 gol quindi. se non sbaglio Ma quest'anno. Giulio Ma Fusco, quello di Cervinara? no, lui è di Ponte, Di ha Ponte. giocato a Cervinara 3-4 anni, è stato con me a Montesarchio, è stato a Lui è Grotta, 93. sì, Ma come 93. mai è arrivato tardi però in D? Ma lui stava nel giro del Benevento, poi è stato in prestito, andò in D, non so dove, non mi Al ricordo se a Brindisi. Boiano, non mi ricordo Al bene. Brindisi. Brindisi. Brindisi, è stato a Brindisi, Poi tanta eccellenza però. sì, perché. È troppo un bravissimo ragazzo, troppo un ragazzo per bene, e ha un carattere, è un ragazzo eccezionale. Gli è mancata un po' di cattiveria calcistica, a Ma mio lo avviso. stesso Furno, Taddeo, sono da Dio se Quello che giocano stavo con Cervia. dicendo, io ho incontrato sulla mia strada due persone fantastiche, si chiamano Stefano Furno e Giulio Fusco. Persone, prima di tutto, con una cultura che fa paura, e poi, tant'è vero che sono insegnanti entrambi, insegnano tutte e Però due. non a caso il Poi di una Cervinara serietà madornale. che stava andando in D, c'aveva Fusco, c'aveva Furno. Per quello dico io, però sono calciatori che fanno la differenza anche in D. Quando mi Allora. dici il campionato dell'eccellenza della Serie D è diverso, se un giocatore invece, forse la società è meno mentalizzata, ma se un giocatore è forte, come Samuel Pugliese che dalla promozione ne fa il fenomeno in D Sì. e in C, è questione di testa. No, Giulio Fusco, perché. Furno e Taddeo sono giocatori che in Serie D giocherebbero sempre, Da noi, dappertutto. no, ci sta un po' Come questa Befi. opinione su di noi, Cervinara, cioè nelle zone limitrofe di Montesacchio, anche San Martino. Benevento, che siamo il calcio da Serie B dell'eccellenza, siamo un po' troppo sottovalutati. Vabbè, Se tu chiedi nel napoletano chi è Stefano Furno, probabilmente nessuno lo conosce. Se tu chiedi vero. Però adesso Giulio Fusco a Palma Fusco adesso perché è la è l'idolo Palmese. dei tifosi, Sì, eh. Capitano pure. perché adesso lì a Palma uno è stato, cioè, si è messo in mostra in una piazza come la Palmese, ma fino a qualche anno fa nessuno Cioè, considerava giocava a Fusco. Montesarchio e a Cervinara, Sì. cioè, Io mi capito? dico, ma quando uno guarda le partite, cosa guarda? Perché sono giocatori che non meritano di stare in eccellenza. Franco, noi dobbiamo chiudere perché adesso dobbiamo vederci Milano-Roma, il secondo tempo. Noi ci vediamo, quando ci vediamo? Giovedì prossimo? Noi siamo qua, quando giovedì prossimo saremo in linea. E logicamente fa piacere sentire, fa piacere parlare con Silvia. L'unica cosa che non hai detto tu, Silvia, la dice sempre, è che in D ci sono quattro fuori quota, quindi cambia Sì. totalmente la situazione. Mentre in eccellenza è un pochino diverso. Però al di là di tutto ciò sono due campionati a sé stanti, sono due mondi diversi. Lì è professionismo, lì invece è dilettantismo. Certamente molti giocatori di eccellenza possono giocare Ah, facilmente in sicuramente. Serie C'eravamo D, con Kenne noi, ma con molti Kenne quando giocatori stavi dicendo il campionato a a Capobasso. Capobasso, non è corso grandi a Sono Pagani. tanti, onestamente. Però sono due campionati. Io dico che quest'anno la squadra è sfortunata, anche perché non hanno creduto.
vincerà la classifica dei giovani Silvio Meneadatto, Paganese e Santa Maria di Castellabate, sono prime nelle classifiche dei giovani. Ah, solo che a Santa Maria di Castellabate non hanno avuto fiducia in Ferullo a tempo debito. Oggi retrocederanno, ma alla fine vinceranno la classifica dei giovani, quindi Beh, avranno preso un obiettivo importante. Santa Maria non è abituata al girone pugliese, ha fatto sempre il girone siciliano. Adesso se forse, il Chissà girone Santa pugliese. Maria l'anno prossimo in eccellenza cosa programmeranno, lo scopriremo l'anno prossimo qui a Povero di Stelle, Franco. Io però devo salutarti perché il tempo stringe, ci vediamo giovedì prossimo. Buonasera a te, buonasera a Silvio e ai nostri telespettatori. Ciao Franco. Grazie a Silvio Maione, il numero uno dei DS Grazie a Melfini, voi. insieme a Giorgio Fittanti di DS È sempre un Amici Veri, a piacere. Povero di Stelle. Grazie a Silvio Maione, grazie a Giovanni Turris Regia, noi torniamo giovedì prossimo sempre alle ore 21.